Ho sempre amato i cinquantini perché sono leggeri, agili, economici e con un potenziale enorme di personalizzazione. Oggi abbiamo un mezzo leggero, agile, non troppo economico ma estremamente personalizzato. Oggi abbiamo lo Stalker da rally. Questo mezzo è di Foxboy, ormai penso lo conosciate, quindi ve lo spiego molto velocemente e partiamo. Lo Stalker originale monta i cerchi da 10, ma lo rendono troppo poco agile e troppo rognoso nelle curve, quindi sono stati montati dei cerchi da 12 di derivazione runner con gomme invernali, sono quelle del Crazy Rally Winter, anche se diciamo con questo caldo non sono proprio il top. Anche i dischi sono di derivazione runner, sono stati torniti per adattarli al diametro del mozzo. Questa versione è rara perché nasce a doppio disco. Le forcelle sono idrauliche di VM Factory. Anche la fanaleria e la strumentazione è stata fatta da VM Factory. In particolare troviamo due fari a LED davanti che fanno tantissima luce in profondità. Anche la strumentazione è homemade. Da qui accendiamo tutto. Luci, qui abbiamo i giri del motore, anche se li vedo bloccati, vabbè. Qua abbiamo il voltaggio della batteria con due prese USB e ovviamente l'immancabile portatelefono per i viaggi. E anche qui abbiamo il voltaggio della batteria. Al centro troviamo un portaattrezzi completamente non originale, anche questo made by VM Factory. E al posteriore abbiamo un mono Malossi RS1. Il gruppo termico è un famosissimo Malossi MHR replica, che è un alluminio 70 bifascia. Ovviamente abbinato al gruppo termico abbiamo anche il suo albero motore, ovvero il Malossi RHQ, Multivar 2000, frizione Malossi, scarico Malossi Flip e come carburatore 21 PHPG, anche se come scoprirete dopo ha dei difetti e durante il Crazy Rally Winter, viaggio per il quale è stato creato questo mezzo, in realtà era montato un 17,5. La strada è l'habitat naturale di questo mezzo, infatti è nato in questa configurazione per affrontare il Crazy Rally Winter, ovvero il viaggio di 1000 km in 3 giorni che ho affrontato anche io. Per strada si muove veramente bene, si guida che è una meraviglia, è veramente comodo. Peccato ci sarebbero alcuni particolari da rifinire, come ad esempio il freno anteriore e il gas, che è estremamente duro. Mi immagino a stare 4-5 ore di fila a tenere il gas. È tarato estremamente lungo, infatti ripeto, nasce per fare i viaggi. L'unico problema di questo mezzo, che secondo me è un vero peccato perché appunto nasce per viaggiare, è che consuma in una maniera assurda. Ora, per l'amor del cielo, comunque è un motorino modificato, però un consumo a questa maniera è invivibile. Mi spiegava Fox che il problema è arginabile mettendogli il 17,5. Infatti durante il Crazy Rally aveva il 17,5 e riusciva a tenersi su una buona media di 18-20 al litro. Io penso così col 21 come è ora non penso si riesca a raggiungere nemmeno i 15 al litro. Veramente, vedi la lancetta che scende in una maniera assurda. Un altro piccolissimo difetto di questo motorino è che secondo me per viaggiare servono, non ci sono gli specchietti. Beh, è scomodo perché non vedi dietro, non cosi, soprattutto se fai tanta strada. Secondo me fanno troppo comodo gli specchietti. Oh, ci si è fatta. Guardiamo più o meno quanto fa di top speed. Siamo a 80. Vabbè, dai, basta, se no glielo fondo. Diciamo 90 GPS. E 90 GPS è veramente un bel risultato, eh. Sono sicuro che va qualcosa di più, però non me la sento di tirarlo io. La posizione di guida così arretrata, cioè praticamente sei quasi seduto sulla ruota, e poi il fatto che è veramente corto fa sì che questo motorino si impegni con nulla a qualsiasi velocità.
Poi ti metti su una ruota tranquillo. E ti fai tutta la via. Col motore che gira così basso non rende nemmeno la velocità. Tra le curve si muove bene. Sicuramente il fatto di avere cerchi da 12 invece che quelli da 10 originali gli permette di avere molta più agilità. È veramente divertente. Poi per vedere questo motorino al massimo lo dovete vedere tra le mani di Fox, che è veramente un pazzo. Poi se l'è fatto su misura, magari montandoci sopra, io che diciamo non è il mio motorino non riesco nemmeno a apprezzarlo fino in fondo. Qui viene su una ruota con niente, scommetto. Una cosa però per farvi capire di quanto era in forma l'Energy al Crazy Rally Winter. Voi vedete un motorino così preparato, ma come ce n'erano altri, che dici wow, cioè non può avere mezzo problema questo motorino. Questo motorino qui ha avuto in realtà qualche problema, costringendo Fox, che poi vabbè di meccanica ci capisce, quindi non è stato un grosso problema, però nel caso fosse successo a me sarebbe stato un problema. Ha avuto appunto questo motorino qualche problema come altri, addirittura qualcuno che era molto preparato non è nemmeno arrivato. L'Energy, ragazzi, ha cambiato due candele e poi basta. Veramente bello questo mezzo, mi piace veramente tanto. Inutile dire che fuori strada va e va anche bene. Le sospensioni sono ottime, non ti fanno sentire le buche, ma al contempo non sono nemmeno troppo morbide da non farti percepire lo scooter. Poi queste gomme, anche se nascono per un altro utilizzo, sono veramente buone, reggono tanto la strada. Diciamo che ti ci puoi divertire molto. È una macchina da impennata. A 70 all'ora. Come sempre nei test di Marco, alla fine diciamo il prezzo. Ovviamente essendo un mezzo usato e ultra personalizzato non posso dire un prezzo sia per il motorino che è, vi dico che solamente di modifiche, quantificandole, sono circa 1400 euro. Quindi innanzitutto ringrazio voi per aver visto questo video e ricordo di iscrivervi. Ringrazio Fox per avermi prestato il suo mezzo per la recensione. Molto probabilmente questa sarà una parentesi, perché nei prossimi video ci saranno solamente mezzi nuovi. Fatemi sapere nei commenti se vi piace anche questo tipo di video con mezzi modificati, strani, che non si vedono in giro. E quindi vi aspetto nei commenti. Ci vediamo nel prossimo video. Buonanotte a tutti. I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you.